non vi deve spaventare, perché non vogliamo parlarvi di matematica, scienze, chimica, inglese, fantasmagorie. Lo spettacolo è organizzato con una collaborazione da tutto teatrale diocesano di Venezia Terme, ha come protagonisti i nostri meravigliosi ragazzi! Forza ragazzi, un applauso! Andrea Piglia! Fiorella Corrido! Ha 22 anni ed ha vissuto per molto tempo a Bressanone. È una ragazza decisa, concreta, che ama le cose vere. Andrea Lachimia ha 17 anni, l'ora che preferisce di più a scuola è l'intervallo, perché è sempre circondato da centinaia di ragazze. Figuratevi che deve difendersi con lo spray urticante. Roman Costabile è stato sempre un ragazzo timido, simpaticissimo, il più muscoloso della scuola, amante dello sport con vista e udito perfetti. Signori e signori, da Camera Caffè, Calabria, Patti e Bella! E infatti, se fosse prendere, cosa hai? È tutto il giorno che sei di cazzo, no, non ho niente! Ma vedete che lo vedo benissimo, che c'è qualcosa che non va. Oggi mi sono venuto molto la parola, nemmeno ripetito quando ti ho dato le forze di polenta. No, si fa, non ne faccio niente! Allora, mi scusi, sono contento, io sono stato attentissimo, non ho neanche nominato mia mamma. Ma grazie per aver nominato tua mamma, adesso la mia cosa è perfetta! Stamattina mi sono svegliata con questo pensiero e ci ho dato tutto il giorno! E io, vabbè, questo lo faccio passare. Sono brutta! Ma infatti a quanto tempo?
altro sketch troviamo Andrea Lachigna, che da grande spera di fare il mangaka, disegnatore di fumetti o l'operatore ecologico. Per il momento frequenta ancora il liceo Tommaso Campanella. Damiano Macheda detiene un record, si è fatto bocciare alle scuole materne e la cosa che lo interessa di più è leggere le etichette delle bottiglie di acqua minerale. Roman da bambino sognava di fare l'astronauta, il pilota di Formula 1, il professore d'inglese, l'autista, il poliziotto e solo infine l'attore. Francesco Falvo è un ragazzo molto creativo, nato sotto il segno pungente dello scorpione, detesta i pettegolezzi e nonostante il carattere da piccolo Satana, da bambino ha rappresentato Gesù bambino, mentre adesso, avendo un quoziente intellettivo superiore alla media, interpreterà per noi la parte di Paolo Bitta nello scherzo! Povero Silvano, mi verrebbe voglia di smetterlo di cercarlo male. E invece poi? Mi passa subito! Senti, ma non ho capito, cosa c'è dentro questa cassetta? È un famoso film dell'orrore, Paolo. Si intitola The Ring, in pratica. È la storia di una che trova una cassetta, la guarda. Dentro ci sono delle immagini paurosissime. Dopo averla vista, riceve una chiamata e il giorno dopo sarebbe morta. Il giorno dopo muore, la cassetta fa il giro di tutti e muore un sacco di gente. Ah, se le fiamme una cosa che si fa. Ragazzi, ho pisato con un pedone sul bagno, la prossima non ecco. Una continuatore mi ha detto che dovevo morire oggi entro le 5. Oh mio Dio, mamma! È tornato, proprio come l'anno scorso. Mi ricordo, Paolo! Ma dai, ma che cosa stai dicendo? Ho paura io! Ti ricordi, Paolo? Quella bella statista della Digibes, morta misteriosamente con il tostapane. Ma no, non è morta misteriosamente, è stato un incidente, proprio nascosta. All'inizio. È che l'avevo visto cassetta era tutta bianca, ho sentito una voce che... Pensavo che l'incubo fosse finito. E invece... Il cellulare! Passa di mano in mano. Mi dispiace. Ma magari si va a casa della mamma. Silvano, la morte ti aspetta, Silvano. La morte busta a casa tua. Vabbè, se la morte busta a casa mia, io mica la apro. Ma voglio morire. Sono così giovane, poi che ti pensa la mamma? Silvano, bravi, bravi, bravissimi. Proprio un bel lavoro. Grazie. Beh, ecco i vostri 100 euro come promesso. I muratori ne volevano 300 solo per fare fare tutto. Invece troveranno tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Benissimo. Arrivederci. Cretino! Ragazzi, ma stanno arrivando i miei macchini. No, perché non mi muovo da qui? Mi tiro quattro di cui io sto qui.